Ebbene sì ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui perché, insomma, lo avete visto su Instagram, sapete già cosa è successo, ho lanciato l'Aprilia, non c'è altro da dire. E siamo nel box perché? Per contare un po' i danni, per vedere cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo rotto, cosa abbiamo salvato. Così almeno, visto che mi avete scritto in tantissimi, vi ringrazio per questo, su Instagram per chiedermi come stavo e cosa avevo fatto. E innanzitutto vi dico già che sto bene, sono il suino di sempre. Ma adesso andiamo a vedere l'Aprilia, che la smontiamo anche per capire meglio che cosa è successo. Come sapete sono caduto dal lato destro, fortunatamente non c'è grossi danni, si vede già che l'aletta è un po' graffiata, fortunatamente c'è anche la che ha protetto la carena e l'aletta in carbonio, scusatemi, però come vedete anche qua giusto qualche segnettino lieve sulla R. Qua la carena è perfetta e qua sotto abbiamo un pochino di graffiettino, come anche sul paracarter. Poi c'è ancora un po' di sporco che ha piovuto terra, un po' l'ho pulita, ma abbiamo giusto qualche graffietto da ghiaia, ma nulla di più. Anche sulla leva, come si vede, c'è giusto qualche segnettino. Come si dice in queste situazioni, che grandissimo culo. Come sono caduto? Ve lo faccio vedere utilizzando il mugello magico che ho qua. Prendiamo che questa sia la 1 di Cremona, ok? Quindi molto più aperta. Stavo arrivando, staccatona, ho perso un pochino il coletto col posteriore perché dietro avevo la gomma troppo alta di pressione. Cosa è successo? Purtroppo al primo turno una persona è andata lunga e ha perso olio tagliando la curva al primo turno degli amatori. Io cosa ho fatto? Era il mio secondo turno, sono arrivato lunghino, dico vabbè, vado lungo, prendo la corsia d'ingresso dai box e vado tranquillo, riprendo la mia traiettoria senza rompere le palle a nessuno. Purtroppo sono arrivato lungo e in questo punto, cosa è successo? In questo punto praticamente l'anteriore ha toccato un po' d'olio che era rimasto, siccome aveva messo il filler ma non dappertutto. L'anteriore si è chiuso e pur di evitare di lanciarla in ghiaia ho dato un colpo fortissimo col braccio sinistro al manubrio sinistro, così che la moto si è rimessa dritta e non l'ho tirata in terra, ma purtroppo si è rimessa dritta e c'era solo la ghiaia ad aspettarmi, così che ci sono entrato proprio bello allegro. Fortunatamente andavo piano, quindi sono entrato, sarà stato a 40 all'ora, 50, e sono entrato dentro. Prima volta in ghiaia, ragazzi, quindi ho amato il freno anteriore come dicono tutti di fare. Ho cercato di premere subito il posteriore, ma ho fatto giusto quei 2 metri e poi mi sono letteralmente appoggiato come una patatona ressa sulla ghiaia. E quindi questo è quanto. Però cosa ho fatto? Ho abbandonato la moto, ho spento il quadro e mi sono levato dalle palle, così che gli steward hanno potuto fare il loro lavoro senza essere intracciati da uno che rimaneva in mezzo alla pista così a guardare che sta succedendo. Per il resto, oltre alla parte anteriore, quello che si vede è che il povero scarico di mamma HP ha subito anche lui un po' di puntinatura, visto che è ceramizzato, e niente, ha qualche puntino, purtroppo è così. La pedana invece, vabbè, fotte sega, ma è a posto. Qua la parte dietro del coletto dell'Aprilia è tutto a posto, anche il serbatoio non abbiamo praticamente nessun graffio. Adesso andiamo a smontare tutte le carene, vediamo se c'è ancora della ghiaia, anche perché nell'acqua del maniva abbiamo il primo souvenir ghiaioso, che poi devo trovare il modo di metterlo, ovviamente non lasciarlo qui dentro sta boccia brutta, ma troveremo il modo di metterlo e poggiarlo da qualche parte in questo casino di box, visto che sto anche rifacendo casa, quindi un po' tutto in giro alla cazzo di cane, con anche il piccolo Touareg, che presto vedrete aggiornamenti anche su questo mezzo. Ma ora torniamo al sexy mezzo. Ragazzi, mi stavo dimenticando di farvi vedere l'unica ghiaietta che c'era dentro le carene. Fortunatamente la mia ragazza ha pulito tutto veramente in modo fantastico. Adesso sto già rimontando le carene, che sono un po' ballerine, ma adesso le rimettiamo subito. E niente, mani sporca, vabbè. Questo, ragazzi, semplicemente ci insegna una cosa: quando si è in pista, come su strada, può sempre capitare una svista, una sfiga, un qualcosa. Tutto quello che possiamo fare è, diciamo, imparare dalla lezione e quindi prenderla con filosofia. Fortunatamente non abbiamo fatto danni, quindi bene così. Anzi, abbiamo fatto anche il best di giornata perché ho finito in 49, quindi onestissimo. Detto ciò, ragazzi, niente, se avete domande e curiosità, so che questo video è un po' così, però ci tenevo a farlo per farvi vedere un po'
quello che c'era era successo e i vari mini danni. Detto questo, da me e dalla poca ghiaia fortunatamente trovata nell'Aprilia, per oggi è tutto con questo momento educazionale. A voi saluto. A presto.